Presentiamo in questo video la cassetta di cottura di filo e fibra detta base. Come si vede è un cubo di legno, in questo caso cipresso, cubo la cui faccia superiore è apribile. L'interno sarà rivestito da tre cuscini, due quadrati e uno rettangolare. I cuscini sono in cotone 100% e imbottiti di pura lana vergine proveniente da allevamenti locali. Poiché questa tecnica di cottura si basa sul mantenimento del calore all'interno del recipiente appunto di cottura, la lana serve appunto a dare la coibentazione adeguata allo scopo. Come si assemblano i componenti per un funzionamento ottimale? Prima mettiamo il cuscino rettangolare a foderare le pareti laterali, facendo attenzione al punto di chiusura. Poi un cuscino quadrato alla base con gli angoli all'insù. Copriamo questa parte in basso con un piccolo telo di feltro a corredo per preservarlo dal grande calore del recipiente che andremo a mettere dentro, che in effetti è appena stato tolto dal fuoco. Consigliamo di foderare internamente tutte le parti con un canovaccio da cucina per preservare i cuscini nel tempo da eventuali macchie della pentola. Finalmente mettiamo il recipiente di cottura con il cibo, facendo bene attenzione alla chiusura del tappo, questo è importante. Quindi il cuscino quadrato superiore, con gli angoli questa volta all'ingiù, il tappo di legno con la sua chiusura. La cassetta a questo punto è pronta, il cibo continuerà a cuocere lontano dai fuochi per un tempo previsto dalla ricetta stessa, al termine del quale avremo una pietanza cotta, ancora calda e ben saporita, poiché non ha perso alcun sapore e aroma originale. Per una corretta manutenzione della cassetta, consigliamo di arieggiare i cuscini e la cassetta stessa dopo ogni utilizzo. Grazie per l'attenzione.